Nel nome del Padre, Figliolo, Spirito Santo, e così sia. Allora, domenica 23 gennaio 2022, la bella giornata di sole, sto qui nell'ultra fosso di Stracaverne. Sono per andare a messa. Oggi farò dalle 11 a mezzogiorno e mezzo volantinaggio in mezzo al Corso di Benevento. Quindi il Presidente della Nazione Crociata Cattolica non molla. La situazione, ve l'ho detto pure ieri nel video, con il DPCM è terribile. Cosa? Bisogna resistere a qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi modo, a questo regime totalitario satanico praticamente. Senza perdere la fede, come la fede del centurione. Oggi, terza domenica dopo Post-Epifania, vi leggo il Vangelo, dal Vangelo di San Matteo. Gloria tibi Domine. In quel tempo, una gran folla seguì Gesù che era disceso dal monte. Ecco, fa gli stavanti un lebbroso che si rivolse dicendo: Signore, se tu vuoi, mi puoi mondare. Il Signore può guarirci, non certamente il vaccino, che poi alla fine questo siero non immunizza nulla. Stavano poi Gesù lo toccò dicendo: lo voglio, si immonde. Subito la lepre di quell'uomo fu monda. Gesù gli dice: vai, non riferire a nessuno, ma va a farti vedere dal sacerdote, e presenta l'offerta prescritta da Mosè in testimonianza per loro. Quindi vai al sacerdote, ci disse. Il sacerdote è importante per la confessione, perché praticamente doveva il ruolo di rimettere in società il lebbroso. Ma poi Gesù in Cafarna, come per esempio oggi, praticamente i non vaccinati sono fuori dalla società praticamente. Esattamente. Poi Gesù in Cafarna gli si avvicinò un centurione e lo supplicò dicendo: Signore, mio servo giace in casa paralizzato e soffre atrocemente. Gesù: io verrò a guarirlo. Centurione però gli rispose: Signore, non sono digno che tu entri sotto il mio tetto. Domino, non sono digno, sono d'inter sub tectum, se dà un tic verbo e ti sanabile la mia enema. Risponendo una parola, il mio servo sarà guarito. Questa bellissima forma di espressione di fede che viene ripetuta tutti i giorni prima della comunione, addirittura 3 volte nella messa tridentina. Poiché anche io, benché sia un subalterno sotto di me dei soldati, dico a uno va, gli va, e a un altro vieni ed egli viene, al mio servo fa questo e lo fa. Ciò Gesù ne fu ammirato e disse a coloro che lo seguivano: in via vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato tanta fede. Perciò vi dico, molti vanno dalla regna d'Occidente per sedere a mezzo con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno gettati nelle tenebre, di fuori. Là sarà il pianto dei suoi denti. Quindi non quelli che vanno a messa e dicono: oh, i bizzochi, ma le persone di fede. Lo dice il Signore. Gesù dice al Signore: va, e ti sia fatto secondo la tua fede. In quell'istante di sera fu guarito. L'astio di Cristo. Non sono i titoli, non sono le cose, ma la fede vera, quella che viene fuori. Non praticamente i titoli che alla fine non servono a nulla. Allora, andiamo nella messa. E la mamma mi accompagna sempre. Maria, grazie a te, benedica tu, mulier, benissimo, frutto sto ventre, Santa Maria, madre di te, come si peccare, posso nunca ti ora morte, se no, San Gianluca Martone, da fossa estracaverne. Amen. Dopo la messa, Giovanni di Miscio è venuto, ha avuto indicazioni, come al solito, mi mette sempre a disposizione tutti qua. Allora, sono andato qui a volantinare. Io voglio dare un massaggio a Mandinetti, bello. Antonie, io mi illuso con te in estate. Qui normalmente nessuno si converte, nessuno si convertirà mai, perché non avete preti, non avete niente, e le discussioni con Anna sono eterne, ma anche quelle con te. Io vorrei dire una cosa: prendete esempio dalla grandissima segretaria nazionale Annecare Capace. Non mi interessa se questo porterà invidia e cose, non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente, non me ne frega. Prendete esempio da lei: lei è venuta in estate a Roma, a sue spese, poi l'ho offerto i bed e cose, è venuto mo a Napoli e è tornato. Ha dimostrato una statura morale incredibile e non era sicuro che le facesse l'esenzione, Tarra. È venuta per me e per l'associazione qui. Ha dimostrato una grandissima statura. Si è fatto il viaggio durante le feste. È venuta con me a Campobasso a Napoli. Lei è una vera segretaria nazionale. Io ho tolto a Luciano per l'amicizia con Luciano, non perché Luciano non fosse vai, perché Luciano mi ha aiutato tante volte a fatti sì e cose, perché non veniva, usciva fuori. Qui ognuno si deve prendere le sue responsabilità. Le difficoltà ci stanno, ma ci sta una situazione da portare avanti, ci sono le anime da salvare, come quelle che stanno andando in mezzo al corso, di Benevento. Basta fare i pagni. Qua servono gente convertita, gente che si converte. Non le Alfonsini di turno, che non mi servono a niente. Voglio la gente che si converte. Voglio la gente che butti sangue per salvare le anime. Con i problemi che ci stanno, ci abbiamo tutti quanti i problemi. Chiaro? La prima cosa che viene è la missione. È la missione, hai capito? E la missione è le anime, e le anime da salvare. Chiaro, come ha fatto la grande, grandissima Anna Chiara Capagione, che in questo contesto pure lei sta per essere sospesa e cose. Per in questo momento per me è un sostegno, chiaro? Prendi esempio da lei, chiaro? Lei è una vera segretaria nazionale. E meno male che ho messo anche a Matteo, perché se no mi trovavo praticamente con
Devo rifare un'altra volta assemblea straordinaria, con delusioni enormi. Qui ognuno si prende le sue responsabilità. Se tu accettati il 7 ottobre di essere segretario, lo devi mostrare con i fatti. Con i fatti, Antonie, con i fatti. Stamattina veniva a messa, prendevi la macchina, veniva a messa nel fosso. Con me veniva a Vandina da segretaria nazionale. Da segretaria nazionale dalle 11 a mezzogiorno e mezzo. Chiaro? Una segretaria deve dimostrare di essere segretaria, anche come vicepresidente. Aveva accettato sì, non come orificenza. Qui bisogna combattere, vedete? Al centro di Benevento. Chiaro? Chiaro? E devi convertire. Perché non c'è conversione qua, non c'è conversione. Amen. Dopo la messa, vedete qua. Vedi qua, Antonio, dove sto? Davanti al palazzo del governo, dovevi stare qui a fianco a me, dovevi stare. Altro che la macchina e qua, ti servono soldi? Ci penso io, ci penso. Vedi? Con i volantini in mano, per salvare Benevento in mezzo al corso. Vedi? Vedi? Questa è Crociata Cattolica, Antonio. Tu sei segretario nazionale, dimostra con i fatti, Antonio. E dimostra in estate di tornare a fianco a me a fare questo. Pure se non ce la fai stare in piedi, stai lì seduta, praticamente, a fianco a me. Praticamente. E stai qui a volantini, pure fissa, pure ferma. Pure fermo, ti ho messo per quello, ti ho messo per quello, hai capito? Ti ho messo per quello. E difficoltà, difficoltà, perché non ti converte, Antonia, vi dovete convertire. Se no fa la fine Alfonsino, fa la fine Alfonsino. Prende sempre Anna Chiara, prende sempre Anna Chiara. Quello che ha fatto Gesù, magari se Anna Chiara non stesse a Padova, ma stesse più vicino, sarebbe venuto qua a fianco a me oggi, stamattina. E che il tuo presidente sta solo, per l'ennesima volta. Anna, lasciamo perdere, perché Anna poi verrà a Napoli a Avellino, speriamo di. Che vi ho messo a fare come vicepresidente segretario? Per starvi nella casa? Amen. Viva Cristo di Maria, amen. Io vi dico le cose, le faccio, dall'altezza qua, a settembre, se vi ricordate, ci sono i ragazzi che facevano il volantinaggio e la raccolta firme per la legge sud-nasi. Io avevo detto che tornerò e adesso torno in mezzo al corso, vedete? In mezzo al cuore di Benevento. Il volantinaggio come sta andando? Stanno andando i volantini e... bisogna seminare, anche da solo. Antonia, anche da solo, Antonia, eh? Anche da solo. Questa è Crociata Cattolica, esiste per questo, Antonia. Esiste per questo, non solamente per le preghiere bizzarre negli ospedali, per sensibilizzare. E con la situazione è possibile darli i volantini, perché c'è autorità legale, Antonia. E anche tu sei un'autorità legale come segretario, Antonia. Devi mostrarlo con i fatti, Antonia. Antonia, speriamo che ti converta, Antonia. E non fai come Alfonsino, che già di Alfonsino c'ho le cosiddette piene. Che già praticamente mi ha fatto già venire abbastanza. Di Alfonsini, di donne che non si convertono, ne ho già abbastanza. Chiaro? Ti do fiducia. Dimostra come Anna Chiara che la mia fiducia stava ben riposta. Hai capito? E invece di fare le vittime che voglio stare al centro, dimostra e caccia fuori le palle. L'ho detto anche all'altro segretario, caccia fuori le palle e poi si è offeso. Qui non è una pazziella, qui bisogna salvare le anime. Bisogna salvare le anime. Bisogna salvare le anime. A costo, qualsiasi costo. Ah, anche a costo della vita, non a chiacchiere. Amen. 11:23 sto con il volantinaggio. Annette mi ha detto mo nel messaggio che io attendo all'unità dei membri dell'associazione. No, voi attendete alla mia cosa, perché il vostro presidente sta perennemente solo nei posti di cuore di tutto, davanti alle piazze, in mezzo al corso, davanti all'università. E questo è un oltre, perché io ho fatto l'associazione unicamente per questo. E non è possibile, nel momento in cui sto solo, io rappresento tutti quanti voi, non è praticamente, non ho fatto l'associazione per la preghiera su mitte e cose, per far venire davanti all'ospedale. Allora io ho detto, io pensavo, crea un direttivo forte in modo tale da spronare anche gli altri soci a scendere giù. E invece non scende nessuno, non si converte nessuno, non va la messa a buona nessuno, praticamente, o pochissimi, praticamente, e questo è il risultato. Mo Matteo scenderà fra un mese, cioè Anna Chiara è venuta praticamente, cosa? Questo è il problema. Ecco perché sto in mezzo a cose, sto nei luoghi più affollati, per cercare qualcuno che non si sia vaccinato, grazie a Dio, cioè. Ma sto sempre da solo. Nel momento in cui il vostro presidente sta solo, voi l'avete abbandonato solo. Voi tenete all'unità dei membri, caro Antonietti Bello. E prendi responsabilità, chiaro? Ti ho messo come segretario, dimostra che questa fiducia che ti ho dato è degna. Ti ho dato un ruolo molto importante al posto di un mio caro amico, che non si nota potenza. Dimostra che la mia fiducia è degna, come sta dimostrando Anna Chiara Cavaggio. Chiaro? Vi do fiducia. Basta parole, dobbiamo fare i fatti. Dobbiamo fare i fatti. I fatti con la preghiera, i fatti. Servono i fatti, i fatti. Non le preghiere bizze, servono i fatti. E questo è il fatto di stare qui al centro della città a cercare in tutti i modi di salvare quante più anime possibili. Anche una sola anima, viva Cristo, viva Maria, anche senza il manifesto mi sono dimenticato in macchina, viva Cristo, viva Maria, amen. Farvi capire rispetto alla situazione, guardate là, è passata una macchina a polizia, non mi ha detto niente, vedete qua, mi rispetta tutto a Benevento, mi rispetta e mi temono tutti quanti, sto al centro della mia città, ecco perché è una vergogna che io stia solo al centro della mia città da solo, hai capito? Questo è il problema, Antonio, e i primi a muoversi devono essere vicepresidente e segretario.
E tu, Anna, dovete stare qua oggi. Questo è il problema. Vabbè, Anna verrà a Napoli, Avellino, Dio piacente, e vabbè. Vabbè. Questo è il problema. Vedi, qua la polizia non mi dice niente. L'associazione ci sta. L'associazione vuole questo, vuole salvare quante più anime possibile da questo inferno. Lo vuoi anche tu, Antonia, sì o no? Sì o no, Antonia? Ne ha la possibilità di salvarti l'anima facendo questa cosa. Ricordati che tu hai avuto l'immissione in ruolo perché in estate mi avevi illuso che sei venuto a fare tutto quanto e veglie. Ricordalo, Antonia, ricordalo. Ricordalo, Antonia, è il tuo ruolo importantissimo. La segreta nazionale è importante, Antonia. Via Cristo, via Maria. Vediamo se spero di cuore che non farà la stessa fine Luciana. Lo spero, lo spero, lo spero. Amen. Passata anche la macchina di polizia municipale, niente. Sto al centro di Benevento, sto andando a marea i volantini. Non li ho mai dati così tanti, neanche ai tempi quando andavo lì volantinato davanti alla San Pio. È stata un'idea geniale venire nella domenica mattina qui davanti al corso. Faccio scarrupa tutto cosa a mia città. Questa è Crociata Cattolica, Antonia. Nell'inferno che stiamo vivendo, l'unica luce di speranza dobbiamo essere noi. Chi vuole venire a morire con me, Antonia? Vuoi venire a morire con me? Io mi ero illuso, sei stato a mio fianco, si fa tutta l'estate a stare a fianco. Devi tornare a fare quello che stai facendo. Né più né meno, solamente che si aggiunge la militanza, il volantinaggio. Che questo è importantissimo. Hai capito? Tu, Anna, dovete fare questo. E così si spronano anche le altre socie. Questa è l'unità. L'unità attorno al presidente. Il presidente sta qui davanti. Voi dovete venire qui. Crociata Cattolica è qui per statuto. Dovete venire a buttare il sangue nelle piazze, nei corsi e cose per dire viva Cristo Re. Chiaro? Questa è Crociata Cattolica. Vi siete iscritti? Questo è lo statuto. Dove trovate la forza? Nella vera messa. Antonia. Tutti i giorni, Antonia. Qua ci sta chi lo prete catacombale che poi alla fine, prima o poi fare i conti anche con lui. Qua 16:30 tutti i giorni, Antonia. A messa. Ti prende la macchina praticamente e vieni qui a messa. Caserta Brano su 50 km, Antonia. E vieni a messa tutti i giorni. Ti do io la benzina, Antonia. Io Cristo, io Maria, amen. È quasi mezzogiorno, posso dirle, un meraviglioso volantinaggio. Antonia, è un meraviglioso volantinaggio. Ci sono tantissime famiglie, vedi? Ancora c'è la vita, vedi quanti bambini piccoli. Bisogna lottare, Antonia. Bisogna lottare. Fino alla fine, Antonia. Fino alla fine, fino alla morte, al martirio. Anche un solo volantino può salvare un'anima qua. Vediamo se capisci. Ti voglio bene, Antonia, devi tornare con una buona capa, Antonia. Perché sono rimane a Castelpetroso, Antonia. Chi è venuto a Castelpetroso poi non è più tornato, guarda un po'. Vabbè, comunque sono un volantinaggio meraviglioso, sono veramente contento. Veramente, sono un numero di volantini, mai mi sarei aspettato. Bisogna insistere con i corsi, vedi? Ovunque, ovunque. Viva Cristo, via Maria, amen. Questo è il primo volantinaggio che sta facendo scarrupa a Benevento. Ho visto molti padri di famiglie che si tengono i volantini nelle tasche. Qua sta venendo a bascio tutta cosa, come voglio far venire a bascio tutta cosa. Questo è un volantinaggio che fa male, vedi? Finalmente al centro della città è cosa, questo sta facendo male. Continuiamo, io Cristo e Maria. Amen. Interrompere praticamente il volantinaggio, il video prima, praticamente un signore ha detto, ha messo il volantino, vuoi io, che praticamente devo mettere nella cassetta cose di uno che si è fatto aborto. Bravo, vuoi io, bravo. Oh, vedi? Mo cara basciutta cosa. Oh, vedi? Vabbè, fino alla morte, fino al martirio, chiaro? Questa è Crociata Cattolica, vedi? Solo un pazzo come me poteva fare una cosa del genere in primo Covid, a costo di ammalarsi. Di fronte a questa cosa non c'è malattia che sostenga. La causa, la missione viene prima di tutto. Lo dico il vicepresidente, segretario, prima di tutto, a costo della morte. Vediamo chi c'ha lo stomaco di venire con me a morire. Per loro. Solamente per loro, vedete? Per loro. Amen. Un volantinaggio questo che fa la storia, ho incontrato pure praticamente l'impiegata di mio cognato, del laboratorio dove lavora mio cognato, si è preso i volantini e il bigliettino da visita, e sto scarruvando tutta cosa, mamma mia, questo è un colpo mortale, questo è un colpo mortale alla massoneria di Benevento, questo è il colpo mortale, vedi, venire a volantinare in mezzo al corso di Benevento, che sto cacare a bascio tutta cosa, ma te, sta carendo a bascio tutta cosa, ma te, vieni qua, che facciamo carico tutto cosa a bascio, vice presidente. Amen. Io Cristo arrivo, Maria, amen. Per farti capire, un ragazzo mi è passato con la vaglione, mi ha detto praticamente, tu stai già al guaccio, davanti al guaccio praticamente, se ricordate. Mi vedranno ovunque, praticamente, l'urio praticamente, fino a quando non muore, mi vedranno ovunque. All'università, agli ospedali, alle scuole superiori, ovunque, ai corsi, fino a quando non muore. Mi sono fatto lo scudo dell'associazione.
E tanto per prima o poi arriverà un martire, arriverà la cascia morta, Matteo, arriverà a Udo Vuoto, Matteo, quella me l'hanno a bare mocano, Matteo, vabbè, vi Cristo di Maria, amen. Allora, sto per arrivare a 12.30, quest'ora e mezza, veramente un gran bel volantinaggio, veramente. Peccato che non mi sono dimenticato Cristo, arriverà la prossima volta, perché insisterò sul corso. E già fa scorrupare tutte cose. E oggi una bella botta, una gran bella botta, vedi? Un malloppo di volantini, sono rimasti pochissimi, vedi qua? Poche decine, benissimo. Questa prima botta, fino a quando non muore. E poi andremo nella veranda bara 3 metri e mezzo per 2 e mezzo, sperando di andarci, che praticamente non me ne taglia qualche coscio, qualche osso. Capito, Matteo? Via Cristo e Maria, amen. Allora, scopo l'avviso, che devo dire? Guarda qua, sto andando al palazzo del governo in mia città. Da sede legale dell'associazione crociata cattolica per la regalia del nostro Gesù, mi sono rimasti 10 volantini. E giù fatto scorrupare tutta cosa. Finalmente un volantinaggio, come dicevo io. Pochissimi volantini a terra. Così bisogna insistere. Speriamo che qualcuno mi chiami. Speriamo, oddio mio, e non si facciano, oddio mio. A te d'affido tutta cosa. Mandami ragazzi giovani, mandami ragazzi giovani. Mangami i militanti che vogliono salvare questa devastata patria. Via Cristo di Maria, via la messa. Amen. Amen.